8 dicembre 2017, 18ª edizione della Pedala coi Campioni a Brinzio. La Pedala coi Campioni diventa maggiorenne, con noi Sergio Gianoli, uno dei deus ex machina di questa manifestazione. Sergio, ancora una partecipazione eccellente in questa 18ª edizione. Sì, anche quest'anno il tempo è abbastanza bello, quindi ha favorito una buona partecipazione. Penso che arriveremo sicuramente oltre i 1.300-1.400 concorrenti, poi faremo i conti esattamente questa sera. È un'edizione particolare perché viene ricordato Michele Scarponi, il corridore professionista del team Astana, che è scomparso tragicamente lo scorso mese di aprile, e siamo particolarmente felici che ci sia questa adesione per ricordarlo degnamente. È una manifestazione tradizionale, quella di quest'anno, organizzata per la prima volta dal Velo Club Sommese, e il fine è sempre quello, ovvero raccogliere dei fondi da poi devolvere a delle associazioni onlus che operano sul territorio. Infatti, una volta conclusa la pedalata, consegneremo direttamente quello che è il ricavato a queste associazioni che sono oggi qui con noi, anche con degli stand per far conoscere la loro attività. Inoltre ci sarà anche la possibilità dell'estrazione di alcune maglie di qualche corridore professionista, e abbiamo una chicca quest'anno perché abbiamo la maglia del Team Sky, che è autografata da Froome, che ce l'ha voluta fatta arrivare per questa manifestazione, quindi siamo particolarmente soddisfatti anche di questo, così come abbiamo le maglie di altri numerosi corridori sia dalla provincia di Varese che del mondo del professionismo, e questa è la pedala dei campioni. Eccoci con Silvio Pezzotta, presidente del Velo Club Sommese, una società vicina anche ai disabili e alle gare di handbike, soprattutto il Giro del Lago di Varese. Silvio, anche voi vicini e anche come direzione tecnica in questa pedala coi campioni. Sì, quest'anno abbiamo un apporto alla pedalata con i campioni. Gianoli ci ha chiesto una collaborazione e noi, come solito, abbiamo detto di sì. Come hai detto tu prima, la pedalata intorno al lago, tutte quelle manifestazioni che ci chiedono, noi siamo pronti e rispondiamo sempre con la collaborazione nell'interesse del mondo dello sport. In questo caso 1.500 iscritti sono un bel pacco, per cui è una manifestazione che va valorizzata e la stiamo poi portando avanti.